penultima tappa di Pechino Express, avventura in Africa che torna in onda oggi, giovedì 15 novembre, alle 21:20 su Rai 2 con la semifinale, nona e penultima tappa dello straordinario viaggio che ha portato la coppia in gara a scoprire le meraviglie dell'Africa dando vita al viaggio più lungo di tutta la storia delle varie edizioni di Pechino. Tappa dopo tappa, le coppie di viaggiatori si sono messe in gioco affrontando sfide tortuose, prove complicate, ma scoprendo anche la bellezza, la cultura e la storia di un posto che resta nel cuore come l'Africa. Il viaggio delle coppie di Pechino Express 2018 è giunto quasi al termine. Dopo il Marocco e la Tanzania, protagonista della semifinale di Pechino Express 2018 sarà il Sudafrica. Le coppie semifinaliste di Pechino Express 2018.4 coppie si sfidano per conquistare un posto nella finalissima della prossima settimana. Le coppie protagoniste della semifinale di Pechino Express 2018 saranno le mannequin, Linda Morselli e Rachele Fogar, le signore della TV, Patrizia Rossetti, Maria Teresa Ruta, i surfisti, Andrea Montovoli e Francesco Porcella, e gli scoppiati, Fabrizio Colica e Tommy Cutì. Le quattro coppie semifinaliste si giocheranno tutto senza risparmiarsi colpi bassi agli avversari. Dopo otto tappe, tutti sono diventati dei viaggiatori esperti. Tuttavia, anche in semifinale, non mancheranno gli imprevisti che le coppie dovranno cercare di superare con l'aiuto delle persone del posto. La tappa più lunga, 623 km. Dopo il Marocco e la Tanzania, le quattro coppie semifinaliste di Pechino Express 2018 partono alla bellezza del Sudafrica. Sarà la tappa più lunga e faticosa per i viaggiatori che dovranno faticare parecchio per conquistare l'ambita finale. Per superare il penultimo scoglio prima della tappa finale, infatti, i viaggiatori dovranno percorrere 623 km tra insidie di ogni genere. A guidarli ci sarà, come sempre, la voce di Costantino della Gherardesca. La nona e penultima tappa di Pechino Express 2018 prenderà il via con una gara in canoa nella bocca dello Storms River. Costantino consegnerà così la famosa busta nera, ma anche la busta rossa, contenente l'indirizzo e le istruzioni della nuova missione da portare a termine. Le coppie saranno impegnate in meccanismi che spezzeranno il gioco e sorprenderanno i viaggiatori. Dovranno, ad esempio, riconoscere le scimmie all'interno del parco Monkey Island. Al termine di questa missione riceveranno le istruzioni per raggiungere la nuova destinazione ovvero il labirinto della Redberry Farm, una tra le attrazioni turistiche più famose della città di George. La prima parte della semifinale si concluderà nella città di Oudtshoorn. Chi conquisterà la finale? Il giorno successivo, la gara riprenderà con la voce di Costantino della Gherardesca che chiederà alle coppie di raggiungerlo alle grotte Kango. Le prime coppie si qualificheranno per la prova vantaggio che coinvolgerà un abitante del Sudafrica. Chi guadagnerà un bonus e una posizione in classifica? Le altre coppie, invece, dovranno trovare una sistemazione per la notte. Per l'ultimo atto della semifinale, le coppie dovranno raggiungere il faro di Capo Agulhas. La coppia vincitrice potrà salvare due delle coppie a rischio eliminazione. A decidere se la nona tappa sarà eliminatoria o meno sarà la famosa busta nera. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.